c'è stato un attimo di... da provare una sensazione incredibile di vuoto proprio. Chiedevo cosa era successo, se... che gli avevano fatto, ma è viva, chiedevo. E poi mi hanno portato via, quindi... Io praticamente gli ho chiuso la porta per evitare che vedesse chiaramente che entrasse nella camera per vedere la sorella in quelle condizioni e ho strillato chiamate la polizia perché lì per lì ancora non mi ero reso conto che c'era un telefono poi davanti alla scrivania, cioè sulla scrivania. Mi sono fermato sulla porta di quell'ufficio e ho visto che ho visto la ragazza lì per terra. Il fidanzato si è seduto e ha fatto una telefonata da lì alla polizia. E una volta visto il telefono, ho chiamato io la polizia spiegandogli insomma quello che era successo. E quindi poi sono uscito e mi sono preso Paola, l'ho abbracciata e lei continuava a chiedermi che cosa è successo, me lo devi dire, che cosa è successo. Chiaramente penso che a quel punto... avesse intuito che qualcosa che non, insomma, c'era qualcosa che non andava. Però ripeto, il mio scopo era quello di evitare che lei comunque entrasse dentro e vedesse la sorella, quindi l'ho presa e l'ho trascinata proprio via. Io volevo rimanere veramente, però hanno pensato di richiudere tutto come stava, di chiudere a chiave, di tornare giù nell'attesa che arrivasse la polizia. E a quel punto siamo scesi. E ricordo che la portiera, cioè nessuno mi ha chiesto nulla se non la portiera che dice vabbè io allora faccio così, rimetto tutto com'era, quindi chiudo la porta e rito le mandate. Dico, io mi sembra che manco gli ho risposto, cioè, non, chiaramente quel frangente il mio desiderio era un altro, che era quello di portare assolutamente via Paola da là. Tutto qua. Finché ha telefonato Paola, ha risposto mio nipote. Mio nipote quando ha risposto al telefono si è sentito male. E io ho capito che era successo qualcosa. Sono voluta andare pure io. In via Genova. E lì mi hanno detto che Simonetta era morta, che l'avevano ammazzata. A quel punto è successo il finimondo. Che altro devo dire? Successivamente al ritrovamento di Simonetta, scendemmo giù la tromba delle scale in maniera molto confusa, eravamo agitati tutti quanti. E scendemmo giù, arrivammo al cortile e lì aspettammo qualche minuto, arrivò subito le volanti, arrivarono immediatamente la polizia. E quindi siamo scesi, e siamo arrivati nel cortile, quello principale, quello più grande, ci siamo seduti sulla fontana e dopo credo, non so, un quarto d'ora credo che siano arrivati i poliziotti. Quando siamo arrivati sul posto abbiamo trovato un gruppetto di persone che siamo arrivati noi, la volante 11, la volante 18, insomma diversi equipaggi, anche perché eravamo in uscita dal reparto, quindi siamo andati tutti insieme perché la cosa era abbastanza, il tono di voce dell'operatore era abbastanza serio. Che ci hanno chiesto che cosa era successo, io gli ho spiegato, c'è una ragazza morta lì all'ostello sopra. E quindi li vedo che si avviano per le scale. E ricordo che siamo saliti insieme ad altri due colleghi, io e l'agente Piccinini, l'assistente Umena, siamo saliti assieme, siamo andati su al terzo piano, abbiamo trovato questa porta chiusa. Però dopo un po' riscendono perché ci dicono, ma scusate, ma la porta è chiusa, come facciamo a entrare? E dico, guardi, a noi ci ha aperto la portiera, le chiavi ce le ha lei, solo che là non c'era insieme a noi. Quindi non gli ho saputo dare indicazioni dove fosse la portiera. Mi dispiace, ma non lo so. Io lì mi sono resa conto che non c'era la portiera. Poi non so se il figlio o qualcuno mi ha detto che era andata a cercare il marito. Proprio in quel mentre scende lei a piedi
E gli dico: signora, c'è la polizia, deve andare a aprire la porta. Dice: ma io non ce l'ho le chiavi. Come non c'ha le chiavi? Ci ha aperto lei. Mi ricordo che notavo una signora scendere le scale appunto dello stabile e ce la indicavano come la portiera, probabilmente le chiavi le aveva lei. Io l'ho contattata, questa signora, e lei mi disse inizialmente che non capiva cosa stesse succedendo. Dice: ma che succede? Cos'è tutta questa confusione? Dico: guardi signora, mi sembra di capire che è successo qualcosa al terzo piano di questo stabile, quindi se lei ha le chiavi, ci mise un po' a darmele queste chiavi. Mi ricordo ce l'aveva dietro. Non so se Paola a quel punto gli dice: ma ce l'ha dietro, sono quelle le chiavi. Era davanti a me con le chiavi in mano, dietro la schiena, e io ero dietro di lei. E io dicevo: ma ce l'ha la signora le dava le chiavi. Dice: ma ce l'ha le chiavi? Diceva di no. Nega di avere le chiavi, rifiuta di consegnare i poliziotti, tanto che i poliziotti sono costretti a strappargli di mano. Ma come, dico, ma ce l'ha qui? Cioè, ho dovuto quasi prenderla io e insistere. Poi ha dato queste chiavi a questi due poliziotti e niente, poi sono saliti tutti quanti su. Gli agenti del servizio volanti della polizia, intervenuti sul posto, hanno riferito che lei, pur avendo poco prima aperto alla sorella della vittima, sì, non voleva consegnare loro le chiavi. Ora io le chiedo perché. Bugia. Non è vero? No. Tutto bugia. Perché io scendevo da sopra al quinto piano, sì, quando sono andata a chiamare mio marito che dormiva su al professor Valle. Mio marito immediatamente si è vestito, man mano che si scendeva, al penultimo gradino si è presentato uno che non aveva solo, c'aveva la divisa, la camicia e il pantalone, insomma celeste, aveva la camicia, e mi ha chiesto le chiavi. Io l'avevo in mano le chiavi, non dietro la schiena. Non vedevo il motivo di portarle dietro la schiena, ma ha chiesto: la signora mi dia le chiavi. Io, come ignorante, pensavo che fosse qualcun autoritario, insomma, uno del commissario, e chiesi, non che non l'avevo conosciuto, chiesi chi era lei. Disse: sono un poliziotto. E gli dette le chiavi, basta. Non che io avevo, che motivo c'avevo io di mettere le mani dietro la schiena? Avevo nessun motivo. Quando lei ha preso le chiavi dalle mani della portiera, sono state consegnate spontaneamente o ha dovuto prenderle con una certa forza? No, non sono state consegnate spontaneamente al momento, perché la signora continuava a chiedere che cosa succedesse, cos'era tutta quella confusione. E effettivamente io dovetti prendere io le chiavi dalle sue mani. A quel punto, cioè, il poliziotto ha insistito, credo che gliel'avrebbero tolte dalle mani, è salito su e poi niente. Aprimmo quella porta che era chiusa a chiave, entrammo appunto in quegli uffici, io mi diressi da una parte sul lato sinistro del corridoio, i miei colleghi invece andarono verso il lato destro e poi sì, mi chiamarono perché avevano appunto trovato il corpo di una ragazza all'interno di quegli uffici, insomma, che era deceduta. Siamo entrati nell'appartamento e in una delle stanze abbiamo trovato il cadavere di Simonetta Cesaroni. Senta, lei come ha saputo che cosa è fatto? Niente, io stavo facendo il turno di notte a Fiumicino e mi hanno telefonato al lavoro, a mia madre, insomma, che erano di la polizia a casa che mi cercavano. Però non sapendo, non dicendo il motivo, cioè a mia madre non gli hanno detto il motivo per cui mi cercavano. Io li ho richiamato a casa per sapere, diciamo, quale motivo mi hanno chiamato, però non mi hanno dato spiegazioni e sono ritornato al lavoro. E circa una mezz'oretta dopo siamo presentati al lavoro gli agenti della mobile dicendomi che dovevo andare con loro per le informazioni. Però non nemmeno a me mi hanno spiegato che cosa volevano personalmente. Poi una volta arrivati in questura mi hanno messo a conoscenza dell'accaduto. Bisogna un po' immergersi in quell'atmosfera, no? Si arriva in un condominio, sicuramente di una zona non degradata di Roma, un condominio praticamente vuoto. Sono stati appunto consultati
quasi tutti i condomini. Abbiamo cominciato all'interno 1, le sorelle Guerritore, Carmela e Maria, di 84 e 91 anni, riferito appunto che non hanno dato alcuna indicazione in quanto non presenti. L'architetto Paola Galeazzi, riferito che nessuno era presente nel momento, appunto nel giorno in questione, mentre lei si trovava in vacanza all'estero. E quindi chiaramente nell'arco di una notte abbiamo dovuto capire molte cose per cercare di preferire una pista invece di un'altra. Entrato all'interno dell'appartamento, mi portai verso la stanza dove c'era la ragazza a terra distesa, dove vi era del personale della squadra mobile e un altro agente, credo, della Volante. Il medico legale trova il corpo di una giovane donna riverso a terra in posizione supina. Presenta numerose ferite inferte con un'arma da punta e taglio a doppia lama, tipo tagliacarte. Indossa un reggiseno con le coppe abbassate e la coppa sinistra mette completamente a nudo il capezzolo, sul quale è visibile una deformazione che può far pensare all'azione di un possibile morso. Oltre al reggiseno, sì, tra la regione mammaria e la regione addominale, e poggia un top, non so adesso, penso così, un top, sì. Sì, un top. È bianco e merlettato. Sì. Il top di Pizzo di San Gallo è strappato o è sbottonato? È sbottonato. Calza un paio di calzini bianchi corti. Sì. Bianchi corti. Si rinvengono un paio di scarpe regolarmente, diciamo, poggiate, affiancate l'una all'altra. Le scarpe sono sfilate, come accade, diciamo, ai ragazzi di fare con queste scarpe modello Superga, oppure sono slacciate? Sono slacciate. Quindi non aveva altri abiti e non ce n'erano all'interno dell'abitazione. L'autopsia ha stabilito che l'ora della morte è da collocarsi tra le 17:30 e le 18:30. Allora, le lesioni sono lesioni da punta e da taglio, interessano il volto, il collo, il torace, l'addome e la regione genitale, sia esterna che interna, e sono 29. Simonetta Cesaroni aveva 3 gruppi di lesioni. Un gruppo le aveva alle orbite, un gruppo al torace e addome e un gruppo al pube. Alcune di queste lesioni sono penetranti. Le lesioni mortali sono state quelle che hanno interessato il cuore, l'aorta e i polmoni. Questi 3 gruppi di lesioni, ognuno aveva una sua precisa interpretazione criminalistica e criminologica, nel senso che le lesioni agli occhi rappresentavano sicuramente o un silenzio testimoniale voluto o insomma qualcosa del genere. Le lesioni al torace e all'addome, sicuramente l'intenzione di uccidere, quindi lo menziono al volontario, e le lesioni ai genitali invece evidentemente la punizione per o negazioni o chissà chi. Quando ricevette il colpo alla guancia, secondo me era in piedi, nel senso che stava cercando di ovviamente sottrarsi alle intenzioni evidentemente palesi a quel punto dell'aggressore, e naturalmente a quel punto l'aggressore che gli stava davanti ha sferrato questo colpo e la ragazza è caduta per terra, vede anche i calzini bianchi puliti, stanno a significare che non ha camminato molto, ma che si era spogliata lì e che lì poi è stata uccisa. Consideri che l'ematoma della Simonetta seguito allo schiaffo era alla guancia destra. Esatto. Quindi si deve ritenere che il colpo sia stato dato con la mano sinistra. E perché con la mano sinistra? Perché evidentemente la mano destra brandiva l'arma. Infatti era questo che non mi chiarivo come passaggio. Quindi era già, tra virgolette, armato, come si usa dire. Sì, probabilmente l'aveva minacciata, probabilmente le aveva detto di spogliarsi, per esempio, no? O comunque lei prendeva tempo, non dobbiamo dimenticare, come se dei sopralluogo, noi
vedemmo le scarpette della Simonetta dietro la scrivania, proprio lì, aperte, slacciate, ben messe. Cioè... Le scarpe erano messe così, così bene in un angolo della stanza che sembravano proprio poggiate così, tolte e poggiate. È chiaro che c'è, e poi quelle scarpe perché? Per trasfilarsi ovviamente il fusò, che purtroppo non è stato mai trovato, ma che probabilmente era uno di quei indumenti. Vabbè, che poi abbiamo... Vabbè. Per il momento la ringrazio, professor. Prego. Io quando è uscita sulla porta ho visto quello che indossava. Aveva un corpettino bianco che avevo cucito io e sotto si vedeva un reggiseno rosso. Aveva un fuson blu, scarpe da ginnastica e un giubbottino bianco con delle righine blu che aveva comprato al Postal Market. Lo riconosce? È quello acquistato attraverso il catalogo Postal Market? Quello corto di destra. Ecco, signora, una borsa, è stato sempre detto dorata, ma no, era piuttosto più sul bronzo. E a proposito del corpetto a fiorellini, lei lo ha chiamato proprio così? Non era a fiorellini, era Pizzo San Gallo, cioè, aveva tre, come posso dire, come la forma di foglia. Era una mia camicetta che io ho tagliato, ho confezionato questo corpetto. Quanti ne aveva fatti, signora? Avevo fatto per lei. Ne avevo fatto un altro marrone, sempre per lei, avevo fatto il vestito di Capodanno con il corpetto, con lo stesso modello del corpetto, avevo confezionato il vestito di Capodanno, il sotto, perché sopra aveva un bolerino, un di velluto nero, di velluto lavorato. L'omicida ha spogliato Simonetta, le ha tolto gli orecchini, le ha tolto la collana, le ha tolto il bracciale, le ha tolto l'anello, ha frugato nella borsetta, ha portato via le chiavi dell'ufficio e ha portato via 50.000 lire. Che cosa vi è stato restituito? Allora, quando mio marito ha chiesto il dissequestro della borsa, le sue agendine, e c'era un'agendina dentro che non era sua, me ne sono accorta io perché era un'agendina con la scritta Lavazza. Sì. Non era sua. L'abbiamo aperta e c'erano scritti tutti i nomi di Vanagore. A quel punto mio marito ha telefonato, io non so se al dottor Gobbi, al dottor Del Greco, insomma, comunque ha chiamato la polizia. Sì. E l'ha riconsegnata. Tra Simonetta e Vanagore c'era un qualsiasi tipo di rapporto per cui lei potesse avere quella rubrica in borsa? Ma non credo assolutamente. Simonetta quando passava lì c'erano i custodi, io qualcuno gliel'ho chiesto, quando lei è rimasta sola... Ho detto, Simonetta, ma non c'è nessuno. Dice, mamma, ci sono i custodi. Voglio dire, forse si sentiva protetta, che c'era magari protetta. Proprio se dico la parola esatta, non lo so. Insomma, che c'era gente, nell'eventualità si doveva rivolgere a qualcuno, c'erano i portieri. Comunque i portieri c'erano. Io gradirei fosse un pochino più precisa. Quando Simonetta le dice, c'è il portiere, vuol dire che lei lo ha visto altre volte? Certo che l'ha visto, lo salutava. Lo salutava pure? Certo, salutava. Era mia figlia, era una persona educata e salutava tu. Salutava persone che conosceva. Perciò dobbiamo dire che Vanagore conosceva Simonetta. Se Simonetta salutava Vanagore... Se Simonetta mi ha detto che c'erano i custodi, e molto probabilmente l'ha visti, non era mica cieca, ci vedeva molto bene. Benissimo. Immediatamente mi resi conto che c'era un particolare strano che mi incuriosiva, mi attirava un po'. Il fatto che la ragazza presentasse un numero così elevato di colpi, pare poi dopo ne contarono circa 29, e pochissimo sangue all'interno dell'appartamento. In questo caso sicuramente c'è stato del sangue che è uscito e del sangue, il sangue che è uscito fuori dal soma, ma sangue anche che non è uscito, che è uscito magari dagli organi e dai vasi, ma si è mantenuto dentro il soma, cioè dentro il cadavere. E essendo tutte le lesioni sulla parte anteriore del corpo della vittima, la vittima è effettivamente morta, purtroppo per emorragia, vi è stata una potente emorragia, ma questa emorragia nella grande maggior parte è rimasta interna. Poi sul pavimento, andando verso l'ingresso, sono delle lievissime, diciamo, tracce di sostanza presumibilmente ematica, ma proprio lievissima, proprio una velatura proprio, ecco.
Come se fosse stato lavato? In un certo qual modo sì, in un certo qual modo. Lei effettuava le pulizie presso gli uffici degli ostelli di Via Poma? Sì. Qual era il suo orario di lavoro? Lei quando andava a fare le pulizie in questo ufficio? Mattina presto. A che ora, se lo ricorda? Se le 8, 7:30, le 8. Andava tutti i giorni? Qualche giorno no, perché lì io svuotavo i portaceneri, la lavata, sa? Se donne di polizia cercano sempre di sfuggire e me ne andavo. Pomeriggio non ci sono mai andata. Lei per pulire utilizzava degli stracci che portava con sé oppure li teneva lì in uno sgabuzzino? Stavano nello sgabuzzino. Lei ricorda se il 7 agosto del 90 gli stracci, dopo averli strizzati, li mise aperti sul secchio oppure no? Non mi ricordo proprio. Gli stracci per i pavimenti, che inizialmente abbiamo ipotizzato che potessero essere stati utilizzati per pulire, ecco, poi questo accertamento però è stato fatto e sono risultati negativi alla presenza di tracce ematiche. Quindi questo accertamento è stato fatto. Dottore, se io non ci metterei troppo la mano sul fuoco degli accertamenti tecnici fatti all'epoca, perché non avevamo sicuramente le strumentazioni attuali, quindi il fatto che gli stracci fossero completamente bagnati era secondo me indicativo, perché lì sicuramente pulizie non ne facevano durante la permanenza di Simonetta. Lo straccio era umido e senza ombra di dubbio lo era. Che fosse umido a quell'ora di notte a me sembrò strano. Gli stracci per la parte della trovata pediatrica dentro dello sgabuzzino ad un'analisi successiva non hanno rivelato tracce ematiche. La documentazione è interessante soltanto che non è sicura, perché gli stracci bagnati alle 8 del mattino siano ancora bagnati alle 2 di notte, a distanza di 17 ore, di agosto. Non sarebbero bagnati neanche d'inverno, figuriamoci di agosto. Ma il discorso è ancora altro. Gli stracci non sono stati sequestrati la notte del 7, sono stati sequestrati il 13. Il 13 l'appartamento era già nella disponibilità dell'AIAC. Ma siamo veramente sicuri che gli stracci esaminati fossero gli stessi presenti la sera dell'omicidio? Noi abbiamo sentito due medici legali, i quali ci hanno spiegato come il sangue sia rimasto in buona parte all'interno. Non ho sicuramente le conoscenze tecniche che hanno il professor Moriani e il professor Carella, però il sangue c'era, perché il sangue l'abbiamo trovato sul telefonino. Io non le sto facendo una contestazione. L'abbiamo trovato sul telefono, l'abbiamo trovato sulla porta, l'abbiamo trovato sull'ascensore. Quindi il sangue c'era, è rimasto a mio avviso quello che non è stato cancellato. Questa mia idea, questa mia supposizione, penso che sia abbastanza valida, tanto quanto quella di Carella.